Ragazzi, che giornata di calcio incredibile, siamo a una sola giornata dalla fine della fase 1, importantissima per stabilire le sorti di quella che sarà la fase 2 in cui verrà tutto un po' rimescolato e ci aspetta, caro Manuel, una sfida proprio ai vertici, neanche farlo apposta il calendario, vede, ultima giornata di fase 1, la sfida diretta tra Scegli Gesù e New Team. Sì, io ho avuto modo di seguire qualche partita e ci sarà l'ultima partita, che è una partita fondamentale per accedere al girone A, alla seconda fase. Questa sarà l'ultima partita della prima fase, dove si incontreranno New Team e Scegli Gesù, rispettivamente la prima e la seconda in classifica. Esatto, tu hai visto un po', chiaramente, non è che puoi stare lì, c'è già la tua squadra, il grande Verona, da portare avanti, però hai visto un po' queste squadre vagamente, hai avuto un po' di informazione, che idea ti sei fatto? Dove penderà questa? Sì, sicuramente hanno dei giocatori importanti. È indubbio la presenza di Michiche, il capocannoniere, il bomber della Scegli di Gesù, nella partita più importante. Sì, diciamo di sì. Saranno forse fortunati quelli della New Team, che anche loro hanno un attaccante molto importante, Tronconi. Ha fatto, mi sembra, 18 gol. Esatto, vediamo. E comunque 19 gol. Sarà contrastato comunque da Mora e Cabrini della Scegli Gesù. Esatto, perché loro stanno salendo su anche loro. Vedo che è molto offensiva. Infatti, sarà bello anche perché c'è l'attacco più forte, che è la Scegli Gesù, con la difesa più imbattibile, tra cui capitanata da Faccio, che salutiamo, che è uno dei migliori difensori di questo campionato. Esatto, poi sono due squadre abbastanza compatte, però da una parte c'è più qualità, dalla parte della New Team, dall'altra c'è più quantità. Ti sembra più... Sì, ok. Una squadra più con più qualità, quella della prima in classifica. Quindi adesso, poi il pronostico lo facciamo dopo, però diciamo, hanno due risultati su tre favorevoli, ma c'è la possibilità di una sorpresa? Ci potrebbe essere la possibilità di, anche perché se la seconda in classifica Scegli Gesù vincesse, andrebbe a 24 punti e passerebbe prima in classifica. Perché alla differenza reti è molto maggiore. L'ultima partita, infatti, la povera Betel, che salutiamo ragazzi, avete 16 gol, pensate che dovevano essere qui in studio, poi non hanno potuto, li inviteremo in un'altra puntata. Però in questo campionato vincono anche gli ultimi, sappi, esatto, soprattutto esatto. Gli ultimi. Bene, ma allora adesso, prima di parlare di te, perché tu hai una storia incredibile, sei un calciatore, quindi in qualche modo rappresenti il sogno di molti giovani qui in Italia di diventare un professionista, di sfondare, diciamo, con il calcio. Però la tua storia ha qualcosa di diverso dalle solite storie, c'è qualcuno di importante che è Gesù e ci racconterai come l'hai incontrato. Io voglio spiegarvi velocemente perché è importante quest'ultima giornata di questo campionato, per due motivi, perché attraverso le qualificazioni di questa fase 1 verrà diviso il campionato in due fasce, come vedete nella grafica, in cui la prima in classifica ha, diciamo, virtualmente il girone più facile. Ci saranno due gironi da 5, girone A e girone B, in cui poi passeranno le prime due. Quindi diciamo che per la New Team vincere, arrivare i primi, vuol dire non avere poi a che fare con sia la Dunamis che la Scegli Gesù. Un'altra sfida interessantissima, sarà proprio tra Faro ed Ecclesia, che hanno entrambi 10 punti e lottano per questa quinta posizione, che anche questa farebbe passare una delle due squadre nel girone A. Quindi ci aspetta una giornata incredibile. Ma adesso è venuto il momento veramente di parlare di qualcosa che va al di là anche della passione più bella che ci possa essere per il calcio, ma prima facciamo un piccolo break. Restate con noi. Dio vuol parlare al tuo cuore. Leggi la sua parola. La Bibbia, la vera guida per una vera vita. La buona novella. Professionalità, serietà, qualità. 40 tipi di rilegature divise in 4 formati diversi. Le migliori traduzioni, chiavi bibliche e commentari per accrescere nella conoscenza delle scritture e per diffondere la parola di Dio. La buona novella
editori per fede e per passione. Chiamaci allo 0832 7603 17. Bentornati in studio, ringraziamo la Buona Novella, il primo dei nostri grandi sponsor che permettono a questo programma di esserci. Se avete bisogno di una Bibbia bella, grande, rilegata, con le note, chiamateli perché loro sono tra i rivenditori migliori in Italia. Ma torniamo a noi, caro Manuel, perché tu hai una carriera molto particolare e a quanto pare inizia proprio da quando eri piccolo, piccolo, piccolo. Tu oggi giochi nell'Hellas Verona, una squadra di C1, che ci sono i play-off e i play-out in C1, sì. Quindi ve la state giocando, perché vedo che anche siamo se... Siamo a 4 punti da... A 4 punti. Vedo che il Gubbio mi sembra vola. È andato ormai. È andato. Però ce la si giocherà fino in fondo, quindi certo. È bello. E tu sei un giocatore di grande qualità. Nei video che vedo, non troppi ne ho visti su YouTube, bisognerebbe un po' cercare di... Non fa niente la società per far vedere di più i gol, però vedo che sei un giocatore di qualità e la tua storia è particolare. Vuoi raccontarci come è nato questo grande sogno del calcio nella tua vita? Come no, piacere. Allora io a 5 anni ho iniziato presto a giocare a calcio, quasi per la disperazione dei miei genitori. Perché giocavo dentro casa e distruggevo tutto quanto quello che trovavo, calciando palloni. Allora mio padre mi ha assegnato una scuola calcio che si chiama l'Ostia Mare. Che zona d'Italia stiamo parlando? È un quartiere di Roma, Ostia. Ok. Allora mi ha assegnato lì e quasi subito, dopo 2 anni, ho cominciato a giocare in una società professionistica a Lazio. Nelle giovanili? Ma quanti anni avevi? Avevo 7 anni. Proprio un bambino? Sì, un bambino. E ho cominciato presto a fare sacrifici, a vivere subito una competizione forte, perché alla Lazio erano quasi tutti bravi, no? Era una squadra calcio importante, quindi mi ricordo che soprattutto tra i genitori purtroppo c'era tanta competizione. Tra noi bambini magari vivevamo bene. Allora ogni giorno mio padre, dopo la scuola, mi veniva a prendere con un termos. Io mi ricordo che mangiavo in macchina con lui un po' di pasta e poi digerivo in campo mentre mi allenavo. Ma scusami, perché i tuoi genitori volevano farti fare questa carriera? Stavano cercando di capire? Sì, perché la mia famiglia è una famiglia dove c'è sempre stata la passione per il calcio, soprattutto da parte di mio padre, ma poi dopo anche da parte di mia madre. E poi il calcio, ti dico la verità, era anche un mezzo per emergere un po' dalla situazione familiare. Era una situazione umile, eravamo tanti in famiglia. Io mi ricordo una volta a casa mia sono stato senza luce per una settimana, 10 giorni. La cosa più divertente che mi ricordo della mia infanzia è che ogni tanto sbattevo contro mia sorella, poi ci guardavamo e sorridevamo. Ci dava allegria questa cosa qua. Quindi per mio padre sapeva... Era una chance. Sapeva che io avevo dei mezzi per emergere, avevo le qualità e credeva più lui che io in me. Però ho passato un periodo della mia vita bruttissimo, è stato il periodo dell'adolescenza dove praticamente per 4 anni ho giocato quasi mai. Non ho giocato mai. Sempre nella Lazio giovane? Sempre nella Lazio. E come mai giocavi così poco? È perché io avevo un problema che era poi il problema di Messi, il problema della crescita. Cioè, ero bravo tecnicamente, però non avevo forza fisica. E i dottori non riuscivano a capire cosa fossero tutti questi miei malesseri fisici, questa debolezza. Poi mi hanno fatto l'esame dell'ormone e da lì hanno visto che avevo l'ormone della crescita più basso. Ed era grave come cosa? Sì, era grave perché io non riuscivo ad avere forza nel giocare, gli altri mi sovrastavano, anche se poi lì ho cominciato a giocare più con qualità, imparare proprio a giocare soltanto con la palla. Però ho passato 4 anni bruttissimi perché mia madre con mio padre, invece di starmi vicino, incoraggiarmi, per loro era una sconfitta ogni domenica, il fatto che io non giocassi. Allora mi ricordo che mia madre mi insultava quasi in macchina. Da Roma a tornare a casa ad Ostia era un'ora e qualcosa. Ma io cos'è che ti accusava? Magari? Mi accusavano del fatto che io non ci mettevo tutta, quando non capivano che io lo dicevo loro, non ce la facevo, era un problema fisico.
E loro invece non riuscivano a capire questo perché cioè loro non sapevano. Non capivano e pensavano fossi quasi un capriccio di te. Esatto, anche per magari loro sapevano che potevo fare bene, no, con le mie qualità, però erano tristi perché non giocavo magari. Allora io mi ricordo che una domenica, sempre piangendo, tornavo a casa, non pranzavo, me ne andavo in camera mia a piangere. Allora ho parlato con mia madre e gli ho detto proprio questo: non ti basta che sono tuo figlio, che cosa vuoi di più? E poi io sono cresciuto con questa rabbia dentro. Che succede? Che poi frequentando Roma, un ambiente particolare, frequentando la periferia di Roma dove c'è tanta delinquenza, ci sono i giovani vivono sul filo del rasoio proprio perché o riesci ad emergere studiando oppure rischi di diventare un delinquente. Ho fatto uso di droghe, ho fatto uso di stupefacenti, ho fatto uso di alcol, non abuso, però ho fatto uso di alcol quando andavo in discoteca. Perché non mi bastava più soltanto giocare. E io frequentando la strada con dei miei amici di Ostia così, ho fatto delle esperienze brutte perché dovevo sfogare questa rabbia che avevo dentro. Anche soprattutto quella di non essere capito dai tuoi, forse. Esatto, soprattutto quella. Certo. Io volevo l'amore dei genitori, ma loro in quel momento non riuscivano a capire. Non riuscivano a capire. E volevano per me il successo, non so, che io emergessi con il calcio. Allora sono cresciuto con questa rabbia dentro e non riuscivo a sfogarla. Poi mi è stato trovato questo ormone più basso e mi hanno dato l'ormone e sono cresciuto 10 centimetri. Dopo, quando mi hanno dato questo ormone qui, io avevo una forza incredibile, che giocavo per 2-3 persone, ma non era soltanto la forza fisica, era la forza, la rabbia che avevo dentro, che sfogavo, cioè, in campo. No? La tua vendetta. La mia vendetta, sì, personale. Mi ricordo che mia madre non mi veniva più a vedere alle partite, rimaneva a casa, non poteva più venire, perché io, come lei mi aggrediva quando ero più piccolo, io aggredivo lei dopo, non volevo che venisse. Difatti, adesso poi col Signore ho perdonato tante cose, no? Però anche adesso faccio fatica, certe volte quando mi parla di calcio, no, ma parliamo d'altro, dai, come stai, come non stai, quando mi chiama al telefono. Però, vabbè, comunque sia lì, poi ho cominciato a giocare con la Lazio a livelli importanti.